quando passano camion pieni di catrame si sente un cattivissimo odore, fumo, dà fastidio. Proprio fastidio del tutto no, non me ne dà, però io so che la fabbrica è lì da 30 anni e la scuola è lì da 10. Mi chiedo chi è che ha costruito una scuola davanti a una fabbrica? Perché sinceramente a me personalmente non ha mai dato fastidio e non sento cattivo odore. Abbiamo fatto un esposto alla magistratura perché riteniamo che questa situazione danneggi la salute dei nostri bambini. I bambini sono sempre qui perché giocano, hanno la compagnia, hanno le attività sportive. Si sentiva questa forte puzza e io ero fuori in terrazza, ho iniziato ad avere una forte lacrimazione agli occhi e sono dovuta rientrare, lavarmi il viso. La Sintesca in qualche modo ha chiesto di essere delocalizzata e ha fatto con un'operazione abbastanza, cioè, meritoria da questo punto di vista. È chiaro che la delocalizzazione rimane la strada maestra. È altrettanto evidente che la delocalizzazione comporta un sito che viene recuperato a una convivenza decisamente migliore, ma anche una destinazione. Naturalmente quelli di Sala Bolognese vanno subito a leggere il giornale, si informano e vanno a leggere cos'è stata la vicenda Sintesca negli anni e si preoccupano moltissimo. Un sindaco a Sala Bolognese non vuole una industria di questo tipo in una zona ecologicamente attrezzata, il sindaco di Bologna cosa fa? Avevamo dato un'autorizzazione che teneva conto dell'esistente e che era consapevole della delocalizzazione, del processo di delocalizzazione in corso. Oggi noi ci apprestiamo, ed è un compito che potremmo ritrovarci sul tavolo nel corso del 2010, a dover costruire una nuova autorizzazione molto più severa, molto più restrittiva di quella attuale. Nel frattempo noi chiediamo che venga monitorata la situazione e che vengano messi in cautela e in sicurezza i nostri bambini. E sono i cittadini stessi a far emergere il problema, anziché le autorità che, diciamo, dovrebbero essere preposte alla salvaguardia della salute di tutti. Sì, la cosa è seria perché se uno ci abita, in più ci va a scuola, da tutti gli ordini e gradi, partire dal nido, in più frequenta anche lo sport, sta fuori ai giardinetti a giocare. La Sintesca è a poche decine di metri dall'alveo del fiume, mette in pericolo anche la sicurezza di altri cittadini perché le falde freatiche potrebbero essere inquinate. E quindi, come a Sala Bolognese c'è stata una resistenza da parte della cittadinanza, è facile immaginare che ci sarà dappertutto. Noi siamo totalmente dalla parte di queste persone che protestano, così come protestiamo a nostra volta perché non c'è trasparenza e non c'è condivisione nelle decisioni che vengono prese. Tecnologie più avanzate, più moderne, consentono di controllare, di tenere sotto controllo il problema mille volte meglio, però bisogna spiegarlo bene. Il problema è stato scaricato proprio sulla popolazione anziché essere gestiti.